A Stratford sul Avon, i sovrani d'Inghilterra visitano nel giorno anniversario la casa dove nel 1564 nacque Shakespeare. Un ragazzo come questi, ancora ignaro del suo destino di artista, crebbe qui aiutando il padre macellaio. Ci voleva la fantasia del figlio per evocare su questa scena un re, una regina, una principessa. Essi assisteranno ad una prova di Giulio Cesare, poi ad una recita dell'Enrico VIII. I protagonisti potrebbero ripetere le parole del prologo. Voi che siete il primo e il più bello uditorio, immaginatevi di vedere i personaggi della nobile storia d'Inghilterra quali furono da vivi. A Cherbourg, da un trasporto americano, portuali e truppe scaricano un contingente di armi destinato alla Francia dal patto atlantico militare. Assistono all'operazione i ministri Plevin e Laurent. 640 tonnellate di materiale, tra cui 155 long toms, da 3 pollici. Si spargeranno sulla vecchia Europa, che rivede queste armi soprattutto come garanzia contro la guerra. Mendoza. Se il vino serve per brindare alla bellezza, è doveroso che la bellezza renda omaggio al vino. In Argentina si vendemmia quando da noi è primavera. Questa tina promette ettolitri di allegrezza a intere popolazioni. Mentre ancora bolle il mosto, si dispiega il repertorio delle danze nazionali. Queste esuberanti figurazioni anticipano gli effetti del vino di Mendoza, uno dei più lodati prodotti nazionali. I rappresentanti del governo e della municipalità votano per la reginetta della vendemmia. Tutti i dipartimenti hanno qui le loro candidate. Coi nomi sulle sciarpe ci suggeriscono un modo assai piacevole di studiare la geografia dell'Argentina. Eletta la candidata di Guaymallén, ardente bellezza, una bellezza che non mette acqua nel suo vino. All'arte dei gioielli sta ora dedicandosi il pittore spagnolo Salvador Dalí. Apparteranno alla serie dei suoi oggetti surrealisti, cioè, come egli dice, rigorosamente inutili dal punto di vista della ragione. Ora si è messo uno speculum da otorino laringoiatra per fare la laparotomia al vestito di una signora, estirparne un cuore di rubini e d'oro. Contro la semplicità per la complessità è uno dei suoi motti. Effettivamente è complicato questo sistema di offrire il cuore della dama che siede in cima ai nostri pensieri.